Allora, assessore, cosa è stato presentato oggi? Oggi abbiamo in una conferenza regionale unificata dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione sociale, un evento unico nella nostra regione, abbiamo fatto un punto della situazione sul terzo settore, spiegando le cose che abbiamo già fatto e quelle che stiamo mettendo in campo. L'occasione è stata la messa online di Artes, che è una piattaforma online per l'iscrizione agli albi regionali, per svolgere tutte quelle pratiche che prima venivano fatte in maniera cartacea, recandosi direttamente agli sportelli degli uffici regionali e che oggi potranno essere fatti col computer da casa. In questo modo velocizzeremo i processi, li renderemo più trasparenti e avremo un risparmio in termini di risorse e soprattutto di risorse umane, perché abbatteremo una mole di 5.000 documenti in entrata e in uscita dall'assessorato, che oggi invece avverrà da oggi in poi tutta online. Ma è stata l'occasione anche per spiegare che abbiamo abbattuto tutti i meccanismi per quanto riguarda i bandi che davano gli esiti dopo 2 anni dalla domanda, e che da quest'anno invece entro il 30 dicembre faremo uscire le gradatorie per le domande presentate entro il 30 giugno. E soprattutto poi abbiamo anche presentato 2 progetti strategici del nostro assessorato, che sono il polo sociale, una sorta di incubatore per imprese sociali che li aiuti e li accompagni verso la startup o il consolidamento, fornendoli tutta una serie di servizi, e il marchio di qualità sociale, con i quali vogliamo anche aiutare chi fa le imprese sociali della nostra regione anche ad occupare uno spazio di mercato, oltre che quindi accedere ai contributi pubblici. Grazie.